importante e significativa oggi per Casale. Siamo in centro, c'è il mercato, di fianco a me Ivo Colombini che riapre l'edicola su una nuova localizzazione e la riapre dopo l'esperienza del Covid. Allora Ivo, intanto tanti auguri per l'attività, grazie per il servizio che fate voi edicolanti per i giornali, in particolar modo per il cittadino. Qual è l'emozione in una parola della ripartenza? L'emozione è trovare i vecchi clienti e i nuovi clienti che non conoscevo perché siamo in una zona nuova. La soddisfazione di essere riusciti in poco tempo a fare tutto questo lavoro, grazie a tutti i miei amici che mi hanno dato una mano a trasportare chi ha pitturato, chi ha restaurato, chi ha portato il bancone, chi, insomma mi hanno aiutato tutti perché io purtroppo non avevo le forze proprio fisiche per poter fare quello che potevo. E mi hanno aiutato molto, quindi la soddisfazione mia perché mi hanno aiutato, perché probabilmente mi volevano bene e mi hanno aiutato per tirare avanti e adesso si ricomincia con una nuova avventura. Bene, diciamo sempre che le edicole sono un luogo anche di socialità, l'edicola del signor Ivo nella dimostrazione, ripeto, questa mattina c'è mercato e è un continuo via vai di clienti e di persone che vengono a fare i propri auguri. Allora l'ultima battuta la lasciamo ad Ivo, è un bel segno di speranza dopo quello che è passato. Sì, sicuramente, perché dopo 6 mesi che abbiamo tenuto chiuso, io ho fatto 3 mesi in ospedale, non sono ancora al 100%, probabilmente non lo sarò mai, perché non lo sarò mai più al 100%, però non è che devo scaricare i camion come lavoro, il lavoro pian pianino va avanti, siamo ancora indietro perché manca un sacco di roba, abbiamo appena aperto e pian pianino arriverà più merce. Comunque sembra dalle prime ore di oggi sembra che il lavoro si sia mosso bene. Speriamo. E proprio perché oggi è comunque giorno di mercato, sarà forse una coincidenza, ma davvero l'afflusso di persone è importante, interessante, è un bel segnale, è un bel incoraggiamento e quindi ringraziamo Ivo per averci creduto. E ringraziamo Ivo perché con la sua storia ha deciso comunque di riaprire e viva le edicole!